La seduta solenne del Consiglio regionale, riunita stamani all'Aquila, si è aperta con un minuto di silenzio, osservato in segno di lutto per la morte di Virginia Chimenti, 26enne figlia del professor Chimenti, vittima del disastro aereo avvenuto in Etiopia. Giovanni Legnini, come esponente dell'opposizione, nel prendere la parola, ha dichiarato di voler esercitare l'azione di opposizione nel principio della lealtà e della intransigenza e rigore per contrastare tutte quelle iniziative che non sono condivise. Giovanni Legnini, all'ufficio di presidenza Roberto Santangelo e Domenico Pettinari. A questo punto al centro-sinistra che cosa compete? C'è la vigilanza ancora da conquistare? Guardi, noi abbiamo proposto una linea, una via che è quella dell'autonomia del Consiglio, della rappresentanza di tutte le forze, del peso di ciascuna delle opposizioni in relazione ai consensi elettorali, alla composizione del Consiglio. Va da sé che, avendo noi peraltro espresso un consigliere segretario ed essendo rappresentati nell'ufficio di presidenza, la funzione di vigilanza, di controllo, è giusto che venga attribuito a una forza, la nostra, che ha conseguito quasi un terzo del consenso elettorale degli abruzzesi. Nella passata legislatura ci avevano abituato, come dire, a scoprire delle cose, delle prassi non usuali, per cui non è tutto da copione, ma è un buon risultato. Certamente sono contenta e siamo soddisfatti che al Movimento 5 Stelle sia stato riconosciuto il ruolo che ha, e cioè la prima forza di opposizione, dunque la vicepresidenza del Consiglio. Siamo contenti di aver scelto Domenico Pettinari e che sia stata riconosciuta la figura di Domenico, perché insomma ha fatto un gran lavoro e sarà un grande vicepresidente. Da copione anche in riferimento al tipo di accordi che comunque sono stati presi anche nei giorni scorsi, questa mattina infine concordati? Beh, questa mattina abbiamo in realtà trovato la quadra, il Partito Democratico, il centro-sinistra si è reso disponibile a votare per il nostro candidato, per Domenico Pettinari, per cui insomma per una volta rispetto alla passata legislatura tutto è andato secondo il buon senso.